La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. La grande musica, il Gregoriano o Bach o Mozart, e la Chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo. Amen.